Quando Gonzalez ti ha tolto il pallone e ha fatto quel tiro. All'inizio ho detto dai, lasciamo fare anche me qualcosa. No, ha fatto bene, cioè lui arrivava in corsa, io mi sono dovuto fermare per stoppare un attimo la palla, perché ho fatto bene bene là, e poi a fare stupidissimo gol. Sul tuo tocco di mano abbastanza vedendo la. Sì, sì, l'ho stoppata prima di petto, poi mi è rimbalzato sulla mano e ha fatto bene a fischiare le fuori di mano. Poi non so se dovevo per forza venire. Di solito il secondo tocco non siamo uniti, ma comunque. No, mi ha detto che visto che era un'azione da gol, dovevo per forza munirmi. Però... Ah, non è così. No, comunque sei rientrato bene, cioè sei entrato bene in partita. Sì, il primo due palle l'ha sbagliato, per quello potevo entrare meglio, però visto anche che sono stato fermo quasi 20 giorni per l'infortunio al ginocchio, pian piano sto ritrovando di nuovo la mia forma migliore e appunto sono di nuovo a posto. Cristiano, come giudichi l'Alessandro nella doppia veste? Prima come l'hai vista dalla panchina e poi quando sei entrato? Secondo me soprattutto il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, certo non è arrivato il gol, però abbiamo creato tanto e subito praticamente nulla, per quello soprattutto il primo tempo lo giudico molto positivo. Poi il secondo tempo siamo stati bravi appunto subito a trovare il gol e poi dovevamo secondo me essere più bravi a chiuderla e a gestirla meglio, però secondo me in tutto possiamo dire che non ci sia una buona Alessandria. Quando siete in vantaggio e poi subite nel giro di pochi minuti il pareggio, cosa avverti in campo come in panchina? Un calo di tensione, un eccesso di sicurezza? Che cos'è che vi prende? Perché a volte sti gol arrivano anche per errori proprio di sufficienza. No, secondo me questa cosa non è che non riesco a spiegarla, perché non penso che dopo un gol tutti... Cioè, alla fine, dopo un gol, vuoi sì, però per dire, già a casa da corsiera mi viene in mente 2-0, poi vi siete addormentati un po', fermati, ho preso due gol in 3 minuti. Sono cose sì, poi sì, difficili. Poi è successo domenica con Gonzola, oggi di nuovo, passano pochi minuti. No, appunto, cioè io non riesco a spiegarlo, non penso che è un calo di concentrazione, però sicuramente qualche errore lo facciamo e dobbiamo lavorare per togliere questi errori. Grazie.